Romero contro Adesanya. C'è stato un main event? Io non l'ho visto. Non ho visto un main event tra un campione dei middleweight e il primo sfidante, diciamo. Non l'ho visto perché non c'è stato. Entrambi sono entrati con la paura matta di perdere. Romero è entrato con la paura di attaccare perché sapeva che il gioco di Adesanya è counterare i colpi, quindi farsi attaccare per mettere i suoi colpi. E quindi sapeva che in quel tipo di gioco, in quel tipo di combattimento, Adesanya avrebbe vinto. E quindi ha deciso di non attaccare. Adesanya aveva la cintura e quindi ha detto: io mi porto a casa i round, rubo i round, non mi interessa combattere contro un avversario del genere, anche perché la prima volta che è entrato nel primo round ha preso una badilata che gli è bastata e ha detto: forse è meglio che faccio il giro largo e non vado a scambiare così a viso aperto. Nessuno dei due voleva combattere, nessuno dei due voleva onorare la cintura, nessuno dei due voleva far vedere che era un guerriero. Ognuno ha guardato i suoi interessi, ognuno ha guardato di Romero di non prendere un KO, Adesanya di portarsi a casa il match e poter avere sul curriculum di aver battuto Romero quando in realtà non ci ha nemmeno mai combattuto. Hanno messo meno di 50 colpi, Adesanya 48, Romero 40 in 25 minuti, vuol dire 1,92 al minuto, cioè vuol dire niente. Niente vuol dire. Due colpi al minuto è proprio nulla. Per me avrebbero dovuto dare il pari e tutti a casa senza le borse della vittoria, cose del genere, perché non aveva veramente senso farli combattere. A un certo punto, addirittura l'arbitro è dovuto intervenire a dire: date ai giudici qualcosa che possano valutare, perché non c'era niente da valutare, cioè finivano i round e avevano dato due colpi a te, cioè il primo round quattro colpi a tre. Come fai a valutare un match così? Cosa decidi? La pressione? Non c'è stata pressione. Colpi a segno? Sì, ma erano quattro, in 5 minuti li sei dimenticati. Chi ha difeso il centro della gabbia? Chi ha portato? Cioè non c'era niente da valutare. È stato dato ad Adesanya. Ci sta perché alla fine è il campione, ha messo leggermente più colpi, ha fatto un pelo più danno alla gamba di Romero. Romero non ha fatto niente e poi mi trovo veramente ridicolo che poi nelle conferenze stampe entrambi diano la colpa uno all'altro. Adesanya dice: sei tu lo sfidante, sei tu che devi venire e farmi combattere. Romero dice che lui stava pressando e Adesanya non voleva combattere. La verità è che sanno tutti e due che entrambi sono entrati con la paura di perdere qualcosa. Romero prendere un KO, Adesanya perdere la cintura o comunque rischiare molto la cintura. Comunque, il succo di questo main event è che Adesanya ha fatto vedere cosa non è capace di fare. Gli altri match era veramente difficile leggere debolezze perché sembrava ne avesse veramente poche, sembrava difendesse benissimo i takedown, sembrava avesse un occhio della Madonna, su questo punto ci torniamo tra un attimo, sembrava fosse come Matrix, no? Che schiva tutto e sembra che sa sempre quello che gli arriverà, è per quello che riesce a schivare. Io in passato pensavo fosse occhio, pensavo fosse lettura dei colpi, adesso ho fatto vedere che non è così e vi spiego il perché. Non è occhio quello di Zania. È furbizia, esperienza e anche un po' di occhio, però non è l'occhio che pensavo avesse. Perché? Perché Adesanya lavora sulle finte. Cosa vuol dire? Che lui è un counter striker, vuol dire che non è un ragazzo che attacca, non è un fighter che attacca, ma un fighter che si fa attaccare per counterare, quindi per dare dei colpi sui colpi che tiri tu. Se tu non lo pressi, ma lo fai portare l'azione, non è in grado di farlo, non è in grado di portare l'azione. Le poche volte che ha provato a portare un'azione contro Romero, vera e non dei low kick da 4 metri, è stato centrato in piena faccia. Vedi il primo round che si è preso un overhand che sembrava una badilata e per un secondo non ha capito neanche dov'era. È andato indietro e ha detto: ragazzi, sto round io me lo porto a casa, non voglio più saperne di queste badilate. Lui stesso in conferenza stampa ha detto: l'ho attaccato invece che andare sull'esterno per via centrale. Cioè, un errore base che insegnano a qualsiasi persona che si mette in guardia rovescia che non deve attaccare dritto, ma deve attaccare sempre sull'esterno a tirare il jab. Lui è entrato esattamente sulla linea dritta e ha preso una centro pazzesca. Quindi
Questo cosa ci fa pensare? Che non è questo fighter imbattibile come ci volevano vendere la UFC, come ci voleva vendere tutti, che era nel Matrix e vedeva le cose. Lui fa le finte, fa la finta e tu pensi che entra, quindi ti difendi o comunque attacchi. E lui una volta, due volte, tre volte legge quello che farai. Cosa vuol dire? Che con le sue finte legge come ti muovi e legge i colpi che darai. E quindi quando lui poi attacca veramente sa già che colpo gli tirerai, perché nelle finte ha già letto. Esempio, base. Dritto su dritto, lui mette il jab, sa che rispondi con un jab. Poi tira il jab e fa la combinazione, fa jab, schiva il tuo jab e rientra. E sembra che dici, madonna, ma che occhio c'ha? Ma in realtà non ha tutto quest'occhio. Si è visto con Romero che quando attaccava lui prendeva le centro in faccia. Quello di Adesanya è sì occhio, non sto dicendo che è scarso, è molto forte, però non è imbattibile come ci volevano far credere. Si è visto, l'altra volta che si è visto è stato quando è andato contro Marvin, che il match era talmente lì lì che potevi darlo a Marvin e andava bene, potevi darlo ad Adesanya, cioè era veramente lì lì. Vedi terzo round che Marvin lo porta a terra, vedi un sacco di colpi che si sono scambiati e adesso se i prossimi avversari di Adesanya lo studieranno, vedranno le sue lacune in questo match. Si vedono, sono lì davanti a tutti, palesi. Adesanya in questo match ha fatto vedere che non è imbattibile, ha fatto vedere che ha delle grosse lacune, ha fatto vedere che anche lui fa errori. Chiaramente se lo combatti sul suo piano, quindi continuare a tirare colpi, tanto volume di colpi, che lui riesce a leggere e counterare, i fighter che gli andranno contro saranno frustrati, cercheranno di spingere sempre di più perché penseranno che correndogli addosso miglioreranno la loro capacità di infliggergli danno, e invece sarà esattamente l'opposto. Si è visto che se non gli corri addosso e se non gli metti una pressione matta, lui va in palla, non sa che cazzo fare e comincia a fare errori. E Romero sto match poteva portarlo a casa tranquillamente, poteva portarlo a casa, si è visto più di una volta, ogni volta che dal nulla è passato a un attacco l'ha messo in difficoltà, l'ha messo a spalle alla gabbia, l'ha messo, ha iniziato a correre a Adesanya, proprio voleva uscirne, non sapeva come vedere i colpi, non sapeva come reagire. E queste sono lacune che pagherà, perché i prossimi avversari se lo studieranno e vedranno i suoi errori e vedranno come poterlo battere.